Ogni giorno Nicola si sveglia e sa che dovrà accedere al suo conto per controllare che i clienti abbiano pagato. Natale alle porte, gli stipendi, gli incentivi e la tosta scadenza di novembre della non sempre gentile Agenzia delle Entrate che lo aspetta dietro l'angolo con un grosso pacco di tasse. Ma qualcosa è cambiato, l'app non è più la stessa. Oh, che sta succedendo? È un incubo! Intesa San Paolo, la più grande banca d'Italia e la quarta società italiana per capitalizzazione, ha ceduto a DC Bank circa 300.000 correntisti, una cosuccia. Quindi centinaia di migliaia di persone hanno cambiato banca, rimanendo però nell'universo Intesa San Paolo, perché Easy Bank è la banca online del gruppo. Sembrerebbe la solita operazione di cessione clienti, per giunta all'interno dello stesso gruppo, però se siamo qui a parlarne, è perché qualcosa è successo. Migliaia di persone si sono arrabbiate perché ritengono di essere stati forzati a fare questo cambio, tanto che è intervenuto anche l'antitrust che, dopo aver ricevuto circa 2000 segnalazioni, ha detto: beh, mo ci dobbiamo mettere una mano sopra la coscienza e vediamo che è successo. Ma ripercorriamo i fatti. Quest'estate le due banche del gruppo decidono di fare questo trasferimento di clienti. Lo scopo è quello di far crescere Easy Bank, che sta puntando a guadagnare 1 milione di nuovi correntisti, ma anche agire sulla specializzazione online, che va molto molto di moda negli ultimi anni. Specializzazione vuol dire anche che le varie banche del gruppo si specializzano in servizi differenti. Easy Bank, essendo una banca online e specializzata su quello, non farà personalmente servizi agli sportelli, perché quelli li fa Banca Intesa, e questa è una delle differenze. Quindi un cliente che fa le sue operazioni solo da PC e telefono dovrebbe trovare più interessante una banca online, mentre chi ha bisogno dello sportello difficilmente troverà utile magari avere una banca che opera solo online. Proprio per questo motivo sono stati coinvolti in questa operazione solo i clienti che usano quasi esclusivamente i servizi online, con alcuna esclusione, gli over 65, coloro che hanno un fido, i conti con giacenza sopra i 100.000 euro e quelli che si sono rivolti agli sportelli della filiale, attenzione, più di 10 volte nell'ultimo anno. A questo punto la banca comunica tramite il canale scelto dagli utenti, quindi se avete scelto email, telefono, eccetera, eccetera, e in questa comunicazione dice l'operazione, le date, i diritti e tutta la procedura per rifiutare il trasferimento. E così, pum, parte l'operazione, e in questo modo ben 300.000 sono passati ad Easy Bank e solo 1.500 persone sono rimaste in Intesa San Paolo, anche se la società Intesa San Paolo non ha specificato quanti hanno rifiutato per tempo e quanti solo dopo il passaggio. Insomma, operazione conclusa con successo, adesso vediamo questo termine, totale dell'operazione 1,7 miliardi di euro trasferiti sulla nuova banca, che è sempre Intesa. Sembra tutto in regola, tutto normale, ma allora perché ci sono migliaia di persone arrabbiate e l'antitrust che è intervenuto a controllare la situazione? Le motivazioni sono da ricondurre al modo in cui la banca ha informato i propri clienti. Molti ritengono che la banca non abbia informato adeguatamente i clienti, soprattutto in relazione all'importanza della faccenda. Viene criticato infatti l'utilizzo dell'app come mezzo di comunicazione ed anche il fatto che il tutto sia avvenuto in piena estate, quando la gente è più rilassata e magari pensa alle ferie e non al suo conto in banca. Quest'ultimo punto però conferma il vecchio detto: l'Italia ad agosto chiude e va in ferie. E poi risulta vero non tanto perché negli altri paesi ad agosto nessuno vada in ferie, ma perché in Italia c'è una paralisi totale. Si ferma proprio tutta quanta la produzione. Ci avete fatto caso? Succede anche con il mio canale. Ad agosto nessuno si è iscritto, così come a settembre, ottobre e anche novembre. Ti sto chiedendo velatamente di iscriverti. Comunque, 2000 di queste persone hanno deciso di rivolgersi all'antitrust, che ha preso in carico questa faccenda. Ora, su questa cosa c'è da fare un po' di chiarezza, perché come spesso accade, la stampa italiana distorce l'informazione e la realtà con grande maestria. Purtroppo mi accorgo come l'informazione oggi corra veloce, forse anche troppo, e gli sbagli e le incongruenze giornalistiche siano ovviamente all'ordine del giorno. Quindi, come al solito, verificate sempre su più fonti, ma anche le mie informazioni, non solo quelle dei giornali. Bene. Ora,
facciamo chiarezza. L'antitrust non ha deciso ancora niente, sta semplicemente studiando il caso, ma in molti, purtroppo, stanno riportando le lamentele dei correntisti, spacciandole per le sentenze dell'antitrust. Ma attenzione, perché siamo in Italia, quindi non si è mosso solo l'antitrust, ma anche qualche politico e qualche associazione. Beh, il classico caso all'italiana dove entrano tutti, parlano tutti e tutti sono pronti a prendersi i meriti, ma sostanzialmente lavorano in pochi. In tutto ciò ci sono alcune richieste, a mio avviso, serie e legittime, altre un po' meno. La riapertura dei termini per rifiutare il trasferimento e tornare indietro alle precedenti condizioni, ad esempio, il mantenimento delle condizioni precedenti in ogni caso, ad esempio, la possibilità di recarsi ugualmente agli sportelli, ad esempio. Ora, sono tre casi. La prima è senza dubbio quella più auspicabile, perché ti permetterebbe di aggiustare tutto e ovviamente tornare indietro. Le altre due potrebbero avere poco senso, soprattutto la terza se portata avanti insieme alla prima. Mi spiego prima che qualcuno arrivi sotto casa mia con i forconi. Il pensiero comune potrebbe essere: cara Banca Intesa, se tu sai che un correntista non va allo sportello nemmeno 10 volte all'anno, ma che cazzo te ne frega? Lasciagli questa opportunità, tanto non ci va, ma almeno non si lamenta. Ovviamente dobbiamo anche capire che sono due banche con due servizi differenti. Non ha senso imporre che entrambe facciano la stessa cosa alle stesse condizioni, anche perché quelle sono da considerarsi due banche diverse. Lo ribadisco, il gruppo sarà pure lo stesso, ma dipendenti, conti, regole e gestione sono tutte cose diverse. Non a caso si parla di due banche. Ora però devo fare delle considerazioni che non piaceranno molto, e queste considerazioni sono valide a prescindere da quello che dirà l'antitrust. Non sono Gesù Cristo, però sono considerazioni. Inizialmente ho pensato: eccoci qua, la classica banca che fa i casini e ci rimettono i clienti. Poi mi sono andato ad informare per fare questo video. Ho ascoltato e letto diverse testimonianze e lamentele, e tutte avevano una cosa in comune. Ovviamente se mi seguite lo sapete, altrimenti dopo questo video fatevi un giro sul canale. In tantissime occasioni abbiamo parlato di soldi, in tutte le salse, in tutti i video abbiamo sottolineato quanto fosse importante gestirli correttamente. E poi cosa scopro qui? Che migliaia di persone hanno subito questo cambio di conto perché non ho letto, erano tante pagine, stavo in vacanza, non posso stare sempre a controllare la banca, non va bene che mi metti queste robe sull'app. Ma veramente state dicendo? C'è stato oltre un mese di tempo e in oltre un mese di tempo non vi siete presi la briga di leggere una comunicazione della vostra banca? Ora, io ho fatto i compitini per casa e scopriamo effettivamente che di media su ogni conto trasferito non ci sono nemmeno 6.000 euro. Quindi non sono conti milionari, sono i conti di persone comuni, di operai, dipendenti, che stanno cercando di mettere da parte qualche cosa. Signori, qui ci sono tutti i vostri soldi, il vostro stipendio, la vostra vita. E inoltre un mese non avete pensato nemmeno una volta a dire: ma sai che c'è? Se mi trasferiscono il conto da un'altra parte, fammi vedere che cazzo vuole sta banca. Poi mi dite: vabbò, sono 400 pagine. E quindi ve ne fregate. Oltre al fatto che non è obbligatorio star lì a leggere 400 pagine, perché ci sono vari modi per informarsi, come andare in filiale, per esempio, come andare sul sito, eccetera, eccetera. Però siamo a ottobre, novembre, come avete fatto a tralasciare una cosa così importante? Uno sta in vacanza e dice: vabbè, sto in vacanza, non mi va di rompermi le balle anche in vacanza con la banca. Ma c'è stato tempo da giugno fino ad agosto, cioè beati voi che vi fate 3 mesi di vacanza, perché io non me li posso permettere. Poi ovviamente se sei stato colpito da questo procedimento vuol dire che tu l'app la usi e il telefono lo tieni sempre con te. Se l'app è il metodo con cui vuoi ricevere le comunicazioni perché hai spuntato quello, perché vuoi di più? Vuoi che ti vengano a bussare a casa? Ora siamo a novembre e molte persone purtroppo ancora non si sono informate sulle condizioni di Sibank, non sanno se ci sono costi annui, se ci sono costi sui prelievi, sui bonifici, quanto si paga. Dicono solo che la banca sia brutta e cattiva, però gestire i propri soldi è la prima cosa, non solo quando facciamo investimenti, ma anche e soprattutto nel quotidiano, specie in momenti di crisi come quello che stiamo vivendo. Non possiamo permetterci di dire: non c'ho voglia di reggere le comunicazioni della banca, e soprattutto se quella è l'unica banca che avete, capite? E ripeto, questo discorso vale anche se l'antitrust darà torto a Intesa San Paolo e ragione ai correntisti, ma non vale come scusa alla
pigrizia di molti. Ora io spero che la situazione si risolva al meglio e che chi vuole tornare indietro possa farlo con le condizioni anche che aveva prima. Mo, detto questo, ricordatevi che se avete una banca dovete sempre vedere quello che c'è dietro, i costi di gestione, i costi di prelievo e tutto il resto, perché in giro ce ne sono tante che ti fanno delle offerte e non ti vieta di fare salti da una parte e salti dall'altra. E soprattutto se una banca a un certo punto sembra per te che non sia chiara al 100%, beh, si cambia, si switcha. Boh.